Dobbiamo purtroppo contare che il Presidente poi vorremmo che continuare ancora per altre ore. Avevo il desiderio di calciare insieme a lei, ragazzi, volevo che, ma non è possibile, allora hanno preparato. Lei li invitiamo, i ragazzi sono campioni regionali di calcio a 5, gli hanno preparato una maglietta della scuola. Padrino Puglisi l'8 settembre del 92 chiedeva al sindaco Rizzo la costruzione di questa scuola. Questo è un documento per la nostra scuola importantissimo, firmato da lui, e finalmente un anno prima della sua morte ha trovato il suo sogno. E lo auguro che la troveremo nel suo ufficio. Grazie, grazie di cuore, buongiorno a tutti. È davvero un sacco di cose da dire. C'è un sacco di cose da dire e di emozioni forti, perché intanto però vi chiederei un grande applauso per i vostri compagni che sono qui, per il direttore d'orchestra che alla fine ha fatto anche il gesto della bocchetta apposta. Credo che finché nelle scuole italiane ci sarà una insegnante o un insegnante che ha il tempo per educare alla bellezza della musica o alla profondità di una poesia o al rigore di un'equazione, finché ci sarà una insegnante o un insegnante che farà questo, non potremo dire che quel giorno è andato perso in Italia. E io vorrei il mio grazie più profondo e più sincero alle insegnanti e agli insegnanti e ai ragazzi che si mettono in gioco e che ci hanno accolto con l'inno nazionale. Oggi noi inauguriamo l'anno scolastico nazionale, voi siete la scuola che inaugura tutte le scuole, la capitale d'Italia. Brancaccio oggi è la capitale delle scuole d'Italia. E allora dobbiamo spendere un minuto per dire che cosa sta succedendo sulla scuola, però prima mi permetterete, mi perdonerete, se vi dico che io non me lo ricordavo quando mi è stato proposto l'accostamento tra 15 settembre, primo giorno di scuola, e 15 settembre del 93. Però mi ricordo bene, lo dico a Gaetano, lo dico a Francesco, che cosa ha voluto dire per me, che stavo lontano, mille chilometri di distanza, che non conoscevo le vicende di Brancaccio. Mi pare fosse una domenica, se non ricordo male, quella notizia. Anche perché, lo dico ai ragazzi che prima entrando mi hanno detto che non erano contenti di andare a scuola, quell'estate io me la stavo proprio spassando, perché era l'estate in cui avevo finito la maturità. E quindi voi sapete che c'è un'unica estate per gli studenti che vale doppio, è l'estate in cui ti stai per iscrivere all'università e l'università inizia a novembre, quindi c'hai un po' di tempo in più. Per cui non era per me il momento in cui si ritornava, si riniziava, era il momento in cui stavo proprio bene, per i fatti miei. Era un'estate che non finiva, la vicenda, le notizie che arrivarono da Brancaccio davano come il segno che non soltanto si fosse interrotta l'estate, ma che non ci fosse più speranza. Voi dovete immaginare che un po' per tutti i giovani italiani quegli anni lì furono anni particolari. Perché a Palermo, e poi non soltanto a Palermo, in quell'anno la mafia colpì anche nella mia Firenze, colpì a Roma, colpì a Milano. In quegli anni lì sembrava che la partita fosse segnata, lo dico a Matteo che è il capitano della squadra di calcetto, è come se, so che sto facendo un paragone che può sembrarvi difficile o incomprensibile da digerire, ma è come se tu stessi perdendo 3-0 a 5 minuti dalla fine. E c'era quasi una rassegnazione. L'esempio di padre Pino Puglisi
la forza delle sue parole, del suo coraggio, quel messaggio: se ognuno fa qualcosa, allora quel tipo di testimonianza che è arrivata innanzitutto naturalmente dai suoi familiari, ma dalle istituzioni, dalla Chiesa. Il Papa allora fece un intervento durissimo contro la mafia proprio in questa terra, Agrigento. Quel tipo di partita che sembrava sconfitta è stata improvvisamente, come con una sorpresa negli ultimi minuti, rimessa in campo da chi? Rimessa in campo dalla passione di tante donne e uomini che si sono giocati il tutto per tutto, per restituire a questa terra, all'Italia, una speranza. Qualcuno di voi potrà dire: sì Matteo, però Padre Pino non è più con noi adesso. Per chi crede, e naturalmente essendo Padre Pino Puglisi un sacerdote, lui aveva il dono della fede, il seme che muore dà frutto. E per noi è un po' difficile da accettare questo concetto, perché lo Stato deve difendere le persone più brave che ha, non può soltanto commemorarle. Però se siamo qui oggi è perché quel seme ha dato frutto. Fa emozione vedere la lettera scritta al comune per mettere una scuola, la scuola prima ancora della parrocchia. È il segno più bello di che cosa significa per un paese tornare ad avere speranza. Ragazzi, lo so che può sembrare strano, ma il primo giorno di scuola è sì una rottura di scatole, ti devi tornare ad alzare presto, tutto quello che volete. Ma il fatto che ci sia la scuola è l'unico vero punto di forza per un paese, per una città, per una nazione. E allora la cosa più bella che può avvenire è che il seme che dà frutto in questa scuola. E non è un caso che qui sia venuto il cittadino numero uno d'Italia, il Presidente della Repubblica, allora era Carlo Azeglio Ciampi per inaugurarla, perché quando è venuto qui il primo cittadino d'Italia, il Presidente della Repubblica, il più importante di tutti noi, è venuto a dire che cosa? È venuto a dire che Brancaccio, Palermo, l'Italia ripartono dalla scuola. Ecco, io sono davvero felice che ci sia stato, ringrazio Mila che me l'ha suggerito, l'accostamento tra il 15 settembre e la ripartenza di tutte le scuole d'Italia. Perché noi siamo in un momento in cui, anche se certe battaglie sembrano vinte, lo dico ai più grandi, anche se oggi abbiamo dato un colpo alla mafia che sparava in quel modo, ma la mafia è ancora forte non soltanto a Palermo, in tutta Italia, nelle connessioni economiche, è in alcuni casi persino più forte al nord in alcuni momenti che al sud, è comunque una presenza drammatica che va combattuta. Guai a chi pensa di abbassare la cresta, noi siamo di abbassare la guardia, noi siamo qui per fare abbassare a loro la cresta, siamo qui per dire che noi vinceremo la battaglia partendo dalle scuole e continueremo a combattere ogni giorno contro la mafia e contro tutte le mafie. Però c'è qualcosa di più nell'inaugurazione di oggi. Oggi noi andiamo tutti i ministri, tutti i parlamentari che l'hanno fatto, sono in una scuola, sono nella scuola da cui sono partiti. È come se uno dicesse: mamma mia, se questa scuola ha fatto uscire un ministro, figurati che cosa può fare. No, scherzo. Però io scelgo di non essere nella mia scuola, o in qualche modo, di essere nella scuola in cui è come se fosse terminato il mio percorso scolastico per i motivi che vi ho detto prima. E sono qui per dare anche a voi, insegnanti, famiglie, rappresentanti dei genitori dell'istituto, delle scuole, del consiglio d'istituto, il documento che si chiama La Buona Scuola, che per 2 mesi verrà discusso in tutta Italia. Per 2 mesi noi abbiamo preparato un metodo diverso dal passato. Di solito arriva il ministro nuovo e fa: adesso faccio la riforma della scuola. Fa 3 atti burocratici, 2 delibere, 18 regolamenti, nessuno ci capisce più niente perché ha riformato la controriforma che riformava la riformite, e siamo sempre punto a capo. Noi abbiamo detto una cosa: se vuoi fare la riforma della scuola, intanto ascolta. Ascolta chi nella scuola dedica tanto, chi alla scuola dedica tanto tempo, che sono le donne e gli uomini che vi lavorano, il personale non docente e soprattutto, lasciatemelo dire, gli insegnanti. Perché questo paese tornerà a crescere non se la ragioneria indovinerà l'algoritmo giusto della legge finanziaria o della legge di stabilità. Questo paese non tornerà a crescere se la ragioneria dello Stato indovinerà la legge di stabilità del 2015. Questo paese tornerà a crescere se torneremo ad avere stima, fiducia e rispetto verso gli insegnanti.
se torneremo a considerare gli insegnanti come fondamentali nel percorso di libertà e educazione del paese. E questa è la grande scommessa, ci sono 2 mesi di tempo per discuterne, anche per le famiglie, oh ragazzi, anche per voi, anche per voi. Io per esempio credo che sia giusto che si dedichi più tempo alla musica e all'educazione di quella che si chiamava educazione fisica, ma non perché dovete imparare a giocare meglio a calcetto, attenzione, non per questo, ma perché specie alle scuole medie, noi dobbiamo rendervi capaci di vivere la scuola come un luogo in cui sprigionare la vostra libertà. Cioè, la scuola funzionerà se però saremo in grado di educarvi e vedere la bellezza di una poesia. Io a scuola consideravo i poeti gente un po', insomma, così, un po' noiosa. Stavo per dire un'altra parola, non si può dire. Eppure poi ho scoperto che quello che scrivevano i poeti era quello che sentivo anch'io e non mi riuscivo a dirlo come lo dicevano loro. E allora ho scoperto che nell'andare a studiare non stavo facendo qualcosa di diverso dalla mia vita. Stavo cercando di imparare qualcosa per la mia vita. Io vorrei augurarvi questo. La scuola non può essere il luogo nel quale vi sentite costretti. Noi vogliamo far sì che la scuola sia il luogo nel quale voi viviate la vostra libertà. Però per farlo non vi facciamo troppi discorsi astratti. Ragazzi, vale per voi, eh? Dipende da voi, non dipende da altri. Non cedete a chi vi dice, ah no, ma non si può fare, ah no, ma fai così, tanto lo fanno tutti, ah no, ma questa è l'unica strada. Se c'è l'esempio che vi dà non soltanto quel signore lì, che è anche santo, beato da sua, vorrei eminenza eccetera, però non vorrei intromettermi nella vostra gerarchia, già c'ho abbastanza problemi con la mia, però insomma ci arriviamo, no? Quindi ci arriviamo. Però vorrei che ciascuno di voi sapesse che anche se non diventa santo può essere una grande persona, e anche nella vita di tutti i giorni, facendo bene quello che uno può fare, si può essere delle persone che fanno cose belle. Sapete dove vado adesso? Non vado subito a Roma, mi fermo in un'azienda di Palermo che ha vinto il premio della startup più innovativa. Allora, nel 2013 gliel'ha data il Presidente della Repubblica, quello di adesso, il Presidente Napolitano. Sapete che cosa vuol dire la startup? Ora ve la dico in un modo un pochino azienda, da noi si direbbe, non voglio dire una parola meno adatta, più tosta che c'è, più ganza, non voglio dire parole che non vanno bene, stavo per dirle e mi sono fermato. L'azienda di quelli più simpatici, più forti, più innovativi, a Palermo. Non credete a chi vi dice che a Palermo non si può fare niente, non credete a chi vi dice che nelle città del sud non si può fare niente. Qui, in questa città, c'è l'azienda più all'avanguardia d'Italia e noi andiamo a salutarla. È questo che dovete fare nella vostra vita. Non limitarvi a giocare striminziti dalle paure, è un po' come il Palermo che alla fine è tornato in Serie A. Mi vedo entusiasta su questo. Vabbè, ok, a Fiorentina non è che ha iniziato bene, tranquilli. E allora, per farla finita, io sono felice di essere qui innanzitutto perché è bello che la scuola in Italia oggi parta da Brancacci. Ci sono 2 mesi, lo dico agli insegnanti, non la buttate via questa occasione, non è una finta, eh. Cioè non è che stiamo facendo così per fare, noi vi ascoltiamo davvero, poi magari vi diciamo di no, che non siamo d'accordo. Noi chiediamo davvero di introdurre nella scuola italiana degli elementi di novità. Ci sono 149.000 persone che hanno un obbligo di essere assunte dalla scuola italiana e che oggi la cui gestione è oggi un elemento di affaticamento terribile nelle strutture di segreteria amministrativa delle singole scuole, lo sapete meglio di me. Noi non stiamo dicendo vi portiamo dentro perché almeno siete contenti, vi stiamo dicendo siamo in condizione di cambiare il meccanismo del coinvolgimento dei docenti, ma vi chiediamo anche uno sforzo di fare cose che non si sono mai fatte, di pensare che valorizzare il merito non significa andare contro gli insegnanti bravi, è esattamente opposto, significa dire che chi fa bene il proprio dovere non ha niente da temere dalla valorizzazione del merito. E che se noi non siamo in condizione di dire ai nostri ragazzi che noi per primi siamo dalla parte del merito, non potremo mai cercare di fare con loro l'invito ad essere capaci di sognare in grande. E abbiamo bisogno di educare questi ragazzi a sognare in grande, a non giocare soltanto sul piccolo. E per far questo, dal 15 settembre al 15 novembre, noi lavoreremo
con tutte le famiglie e gli insegnanti che vorranno essere coinvolti. Poi la legge di stabilità stanzierà i soldi necessari all'operazione che partirà dal 2015. Cambieremo attraverso gli atti normativi il sistema di funzionamento della scuola. Oggi è una scuola che si è preoccupata di portare le lavagne interattive, ma che non soltanto in molti casi non ha la banda larga nelle scuole, quasi tutti, ma c'è anche un problema maggiore che non ha messo le procedure informatiche in modo serio, in totale parlarsi con standard diversi a livello anche proprio di gestione della scuola. Queste cose non importa continuare a dirle, le conosciamo, le sapete, le sappiamo. Ora è il momento di farle. È l'ora di finirla con tutti quelli che enunciano i problemi. Sarà bene iniziare a risolverli. E questo è lo spirito che ci caratterizzerà nell'anno della scuola che apriamo ufficialmente qui da Brancaccio. Allora, per chiudere, voglio però finire con una considerazione per i ragazzi. Io non so come la vediate voi. Non so cosa pensate quando io dico la parola Italia. Qual è la prima cosa che vi viene in mente se dico Italia? Italia Palermo. Poi grazie perché ci avete un Presidente del Consiglio sordo, è una cosa molto. La prima cosa che mi viene in mente quando dico Italia? Ale! Ale Italia! Se dicevi forza si andava su tutti i giornali. Io vi dico che cosa significa per me la parola Italia. La prima cosa che mi viene in mente. La parola è, non è nemmeno Antonio Conte chi l'ha detto, fermo. La parola è bellezza. Questo è il paese che viene considerato praticamente dappertutto il paese più bello del mondo. Io voglio dirvi questo, non sarà mai un paese bello se non avrà dei cittadini belli. E la bellezza non è soltanto come ti sei pettinato stamattina, la bellezza è la capacità di dire che noi vogliamo rendere questo paese più bello, vogliamo rendere Brancaccio più vivibile, vogliamo rendere questa scuola più in grado di essere amici tra di noi, di farci amici con. E fatemela dire così, chi di voi ha Facebook? Quanti di voi hanno Facebook? Sulle mani? Aspetta, rovescio, chi di voi non ha Facebook? A parte giù voi. Allora, è inutile chiedere l'amicizia a Facebook a quello che sta in Australia se poi non praticate l'amicizia con il vostro compagno di banco, eh? E quindi di conseguenza quello che voglio dirvi è benissimo, benissimo avere Facebook. Io sono anch'io su Facebook, a differenza di loro, quindi che fanno finta di non è, poi ci sono anche loro, secondo me. Faglielo dire. Vederlo. No, lei giocherà mica anche lei. Fuori quota. Che fa, allenatore? Ho capito, la scuola sarà dei ragazzi. Chi gioca nella squadra di calcetto? Vabbè, Matteo è capitano. Ma chi sei? Tu che mi hai portato la maglietta? Avete vinto il torneo siciliano? Contro chi in finale? Una squadra di Siracusa? Ragusa, vabbè. Allora, se siete una squadra seria, la prossima volta che io torno a Palermo, vengo con due o tre, non dico ministri perché non ce n'è uno buono a giocare a calcio con ministri. Com'è? Fermi lì, allora si organizza. Dunque, voi venite a settembre quando? Allora, quando il CONI vi manda a settembre a Roma a fare la finale, ci sono qui dei parlamentari che stanno a Roma e che lavorano a Roma, ci teniamo in contatto con la dirigente, io vi sfido in una partita di calcetto con 5, tanto noi siamo un po' ingrassatucchi, quindi vediamo se siete qua, contro 7 o 5 contro 5. Quindi calcetto vero. 5 contro 5, c'è un campetto da calcetto, cioè dell'arma dei carabinieri, dove ogni tanto andiamo a giocare anche noi. E Vicca il migliore pronti alla sfida contro la scuola. Padre Pinocchio. Buon anno a tutti e buon anno in particolar modo. Ragazzi, vi lascio la Costituzione. Andiamo insieme, che stiamo. Grazie. Grazie.
fermi, 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 fermi. Possibile, puoi parlare la mia magia.